Giungla di Firone o sacro monte di Ranel? Questo è il dilemma. Bentornatemi ombre su The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. In realtà devo dire che no, non è stato un grossissimo dilemma, nel senso sono giunto ad una conclusione abbastanza velocemente e l'avevo già anche anticipata nei precedenti episodi, nel senso che seguiremo l'ordine di stesura dei testi delle missioni e quindi in questo caso prima viene Giungla di Firone e poi Monte di Ranel, e tra l'altro ce ne ha parlato in quest'ordine specifico anche una delle tre dee, la dea Din che abbiamo salvato la scorsa volta all'interno dello squarcio, e quindi sì, avrete capito che la nostra missione oggi sarà entrare e proseguire il nostro viaggio nella Giungla di Firone. Tra l'altro a livello di strada non sembra ce ne sia troppa da fare, perché comunque abbiamo già sbloccato dei teleport strategici. L'unica cosa è non so come ci si arriva, nel senso che qui, da quello che ricordo, ci sono dei monti, delle collinette abbastanza alte, ma poi volendo il gioco permette sempre di costruire, di salire, quindi eventualmente di scavalcare. Però non vedo proprio una strada, no? Precisina. Potrebbe essere qua, seguendo la costa, tra virgolette, e quindi entrare da questa parte qui, oppure potrebbe anche essere dal di sopra, anche se non ci sono strade, ripeto. Vedete, qui ci sono solamente montagne, quindi onestamente non lo so. Mettiamo il segno a posto qua, che mi ispira di più, e proviamo ad arrivarci dalla zona degli Zora. Ok? Siete d'accordo con questa scelta? Fatemi sapere in quale ordine voi avete svolto i vari squarci. Mettiamola come domanda del giorno, ok? Scendiamo. Sappiamo adesso che il nostro nemico ha rinchiuso all'interno degli squarci queste dee perché teme il potere di esse, ovvero questi lasciti che non sappiamo esattamente cosa sono in grado di fare, ma li teme, questo è certo. Si è parlato di questo potere supremo, insomma, vedremo poi con il tempo, per l'appunto, cosa succederà e cosa sarà effettivamente. Timbronio, sì, abbiamo completato un'altra scheda. Salve, io sono Timbronio. Timbronio, timbri per passione e per vocazione. Timbronio, un'istituzione per i timbri a Hyrule. Hai riempito un'altra tessera, allora eccoti un'altra ricompensa. Hai davvero la stoffa per timbri, sai? Hai già riempito due tessere. Uovo dorato. Ok, tre uova dorate. Questo mi riempie di gioia a tal punto che sento di poter raccontare del mio oscuro passato. Niente, io volevo sentire la interpretazione del timbro nella tua voce. Vabbè, allora mi limiterò a darti una nuova tessera di timbri. Oscuro passato? Timbronio, il villain del gioco. Vabbè. Ok, ora tutti insieme, pronti, attenti, via. Vai con la timbromania. Il tuo prossimo timbro ti attende come la tua prossima ricompensa. Yuhu. Sì, bravissimo. Allora, il timbro l'abbiamo preso, però come vedete qua non c'è la strada. Decisamente no. Poi possiamo salire? Non lo so. Penso di sì, costruendo. È che in realtà mi piacerebbe fare la strada prevista dal gioco, ma non sembra esserci, cioè, nel senso, proviamo anche ad andare dal di qua, vediamo se magari c'è una cava, è possibile, una grotta che ci permette di attraversare le montagne da sotto, non lo so come è stato programmato. E quando faccio queste cose, seppur la curiosità è sempre tanta, seppur si può costruire, si può saltare tutto, preferisco sempre procedere, diciamo così, come gli sviluppatori hanno previsto la strada normale, no? Qui però ritorno di nuovo giù, quindi no, non c'è una cava, non c'è nulla. Questa di sicuro non porta qua giù. Dal di qua però, adesso che ci penso, qui c'è il grosso squarcio, quindi no. No, perché il nostro obiettivo per il momento è arrivare qui. Ok, va bene, mi sono deciso. Utilizziamo, amici, qualcosa per salire, perché a questo punto non è che posso perdere tutto il mio tempo per cercare chissà quale strada, che non so nemmeno se esiste, a dire la verità. È una palude, ok, però secondo me una stradina ci dovrebbe essere quantomeno, no? Non penso sia isolata dal mondo intero. Continuiamo a scendere. Ah,
Avete notato probabilmente che qua ho riempito questo buchetto. Non ho fatto nulla, anzi mi sono segnato che c'è un timbro da raccogliere. Perché mi dava fastidio. Mi dava fastidio vedere quel coso ancora non perlustrato, no? Non sbloccato. La giungla di Ferone è di là. Ok. Allora, vediamo un attimo come ci si arrivava. Ma giusto così per curiosità, mica niente. Ah, risalendo la cascata. C'è una cascata? Sì. Ok. Forse questa qui potrebbe essere la strada più corretta, mettiamola così. In ogni caso, ci siamo arrivati e qua sblocchiamo il teleport. Bene. Perfetto. Principessa Zelda, ben trovata. Per ordine del re sto investigando le aree in cui sono apparsi degli squarci. Mi sono addentrato un po' nella giungla di Firone. Devo dire che è una regione che incute timore. Pullula di mostri che danno scarica elettrica al minimo tocco ed è abitata da un popolo bizzarro e misterioso. In altre parole, sembra che le voci siano tutte vere. Se intendete avanzare ugualmente, principessa, fatelo con la massima cautela. Belli questi funghetti. Ma non si può memorizzare, no. Ok, allora ci sono mostri che sì. Tirano un po' di scariche. Vabbè, noi non penso di avere frullati in grado di proteggermi dall'elettricità. Sì, in realtà sì, questo. Dai fulmini. È successo per caso, l'ho creato a caso. E non so qual è l'ingrediente che permette di farlo. Dovrei controllare. Giungla di Firone, benvenuti. Andiamo a salvare un'altra dea. In questa zona si sono aperti molti squarci. Andiamo a controllare prima di quello grande? Vediamo se è obbligatorio o no. Allora, cerca un punto in cui creare un accesso al grande squarcio apparso così da poterlo richiudere. Anche se in realtà ci sono squarci in tutta l'area, devi cominciare da quello. Ok, sembra quasi... ci stiano costringendo a farlo. E non pare sia facoltativo. Allora, non pare, poi vedremo. Cosa fa esattamente questa ranocchia? Rana sgocciolina. Questi mostri simili a rane cantano per chiamare la pioggia. Ah, fanno piovere. Dovrebbe servirci? Possibile. Magari bisognerà riempire qualcosa con l'acqua, non so. Altrimenti non mi riesco ad immaginare un'altra motivazione. Questi sono degli insetti con dei funghi sopra. Ok, il fungo non c'è più. Ma... maniere forti qui. Io sto mirando lui, quindi tu in teoria dovresti andare su di lui, però va bene. Vediamo. Heiji. Di solito questi mostri si nascondono nel terreno, saltando fuori quando ci si avvicina al fungo che hanno sul dorso. Ok. Si mimetizzano, mettiamola così. Possiamo anche richiamare il cavallo. Il fatto è che quando sto esplorando una zona, perché devo comunque sconfiggere mostri e quant'altro, vado piano, ecco. A vederti non sembri un cespuglio Deku. Dal tuo aspetto credo tu non sia di queste parti. Se hai domande da fare io posso risponderti. Dove mi trovo? Qui siamo nella giungla di Firone. È un luogo poco amichevole, addirittura pauroso direi. Qui i più deboli vengono sradicati e spazzati via in un attimo. Hai qualche altra domanda? Un cespuglio Deku? Noi cespugli Deku siamo tipi svegli, sempre avanti rispetto ai tempi. Insomma, dei tipi tosti. Ma abbiamo anche un animo gentile, insomma, modestia a parte. Siamo praticamente perfetti. Allora. Ah, il cespuglio qui vicino fa lo scherzetto di sotterrarsi. Se vuoi parlargli ti basta afferrarlo per tirarlo fuori dal terreno. Ok. Mi hai sradicato, dato che mi hai tirato fuori. Puoi farmi anche qualche domanda. La giungla di Firone?
Mostri rana, mostri elettrici, le ultime mode, di cosa vuoi parlare? Mostri rana. I mostri rana si chiamano rane sgoccioline. Quando sgracidano inizia a piovere, esatto, a piovere. La pioggia è sempre la benvenuta. Certo, non è il massimo se si vuole prendere il sole. Ok, elettrici, vediamo. I mostri elettrici si chiamano Buzz Blob. Sono sempre carichi di energia elettrica, perciò è meglio non toccarli. Però sono a loro modo carini, quindi a volte non resisto. Ultime mode. Di recente è comparso nella giungla di Firone della roba scura frastagliata. E noi ci spugli d'eco, andiamo matti per lo zucchero filato che viene da quella roba. Se lo vuoi provare devi andare al club Dolciotto, nell'area nord della giungla. Mostri rana, mostri elettrici, ti saluto. Ok, due chiacchiere ci stava a farle perché volevo capire un attimo alcune cosette, mettiamola così. Allora, a nord della giungla, quindi di qua, immagino. Andiamoci. Qui piove. Qui se sconfiggiamo la rana, smette di piovere. Teoria. O pioverà lo stesso. Ma sta smettendo, ok. Sì. Fine. Aiutiamoli perché già che sono lenti almeno li blocco così non hanno problemi in questo senso. Ah beh, portandoli in acqua affogano. Quindi posso fare così in realtà. Ah, era troppo bassa qui l'acqua? O forse prima era schiattato a prescindere dall'acqua. Bah, vabbè. Allora, andiamo. Qualcosina di extra ogni tanto mi piacerebbe concedermela, però... non ho trovato nulla. Questo è lo squarcio grande. Vediamo se magari... riusciamo intanto tipo a dar fuoco a queste ragnatele, anche se non penso serva. La fonte è che non lo utilizzavamo. Poi... infatti non serve a niente. Via. Pare che lo squarcio sia apparso dentro questa struttura. Vado a vedere se in qualche modo è possibile creare un accesso. Ma è quel club di cui parlava prima o no? Potenzialmente sì. C'è un punto in cui probabilmente posso creare un'apertura per entrare. Ma con la porta chiusa tu non puoi arrivarci, Zelda. Ehi tu! Perché stai qui davanti a bighellonare? Puoi passarci anche tutto il giorno, tanto non ti facciamo entrare al club Dolciotto. Sì, è quello. Club Dolciotto. Ah, a giudicare dalla tua poco entusiastica reazione deduco che tu non sia di queste parti. Beh, ora ti spiego di che si tratta. Il Club Dolciotto è un ritrovo esclusivo per soli soci. È la location definitiva con un buffet di dolci all you can eat. Per entrare bisogna avere la tessera di iscrizione e le abbiamo già distribuite tutte, mi spiace. Senza tessera di iscrizione non si entra, quindi rassegnati e smamma. Simpatici. Ma lo squarcio è proprio là dentro. Dove potremmo trovare una tessera di iscrizione? Probabilmente facendo favori a qualcuno. Andando a richiudere quindi gli squarci, quelli più piccoli. Troveremo qualcosa, spero. Allora, il lancio a ragnatele, ragazzi. E lo memorizziamo. Piccolo Guma. Simili a ragni, per rallentare i nemici, questi mostri producono ragnatele appiccicose che però bruciano molto facilmente. Non mi sembra un granché. Così. A sensazione. Allora, qua abbiamo diversi mostri elettrici. Come ci avviciniamo ai mostri elettrici, più che altro? Vediamo se lui è immune all'elettricità. No, per niente. Anzi, direi che la soffre particolarmente. Allora, mi verrebbe da sfruttare tipo anche le bombe. Esatto. Oddio, non l'avevo mica visto. Grazie.
Sì, oppure posso semplicemente tirargli contro cose. Diverti? Adesso meno. Mi sembra abbastanza efficace il pesce boom. Come quasi sempre, in realtà, contro qualsiasi nemico. Ah sì, giusto, dovevo leggere. Mostri lenti ma dotati di una forte carica elettrica. Il loro campo elettrico ha un'estensione maggiore in acqua. Puzzle blub. Allora, lì c'è un timbro. Vabbè, già che l'ho visto, lo posso anche andare a prendere. Cioè, non capisco l'utilità di queste rane. Piove, ho capito. Quindi? Dovrebbe fregarmi qualcosa? Non mi attaccano neanche, quindi sono abbastanza inutili. Allora, lì... sì, c'è decisamente qualcosa. È il frammento. Allora, proviamo a fare così. Ah no, aspetta. Passandoci vicino non basta. Così può andare. Dov'è il mio lettuccio? Strano che non è tra le prime posizioni. Ok. Voi siete i miei amici. Mi stavo confondendo perché non ho visto la fiammella. Ho detto che cacchio. Via. Quindi qui vicolo cieco. Esatto. Scendiamo. E qui c'è uno squarcetto in teoria. Attenzione. Borgo Deku. Forse qui ci daranno informazioni. Hai mai provato una delle dolcezze di questo negozio? No. Sì, in questo negozio vendono dei frullati straordinari, anche se qui in zona ultimamente sono tutti fissati con lo zucchero filato, ma a me non importa se i frullati non vanno di moda, io me li godo lo stesso. Va bene. Frullati. Ma nel senso che... ok. Ah, qui si possono proprio ordinare. No, no, li devo comunque creare io. Beh, ma allora... inutile, cioè... tipo inutile. Me ne credo uno giusto così perché mi va. Qui. Ok. Per aggiungere qualcosa, qualche ricetta nuova alla collezione. Vabbè. Allora, qui c'è questo. Bene. La zona è abbastanza grande, quindi poi il modo in cui affrontare, no? L'ordine, come sempre, è casuale. Lì c'è un forziere. E qui è partito un filmato, quindi mi va bene, filmato, cazzo. Che bontà, che dolcezza. Nemmeno una cazzo. Come possiamo definirlo, insomma? Allora, questo. Si è triggerato l'evento, ecco. All'inizio ho pensato, ragnatele prodotte da un mostro, blah. Però questo zucchero filato è davvero squisito. Quando quella roba scura frastagliata è apparsa nel club dolciotto ho avuto paura. Ma chi avrebbe mai detto che il ragno gigante che ne è sbucato fuori potesse produrre una simile leccornia? Davvero, è ottimo. Io non la mangerei però. Stanno mangiando delle ragnatele. Chissà che melassa si ritrovano in bocca. Zelda, tu non vorrai assaggiarle, spero. Personalmente no, però. Muoio dalla curiosità. Vediamo, prendiamo la mini spina. C'è di sicuro un collegamento. Muoio dalla curiosità. Il tuo vestito, il tuo aspetto. So cosa sei. Ah sì, avete visto che avete notato che ho cambiato vestito. Mandava. Sei una contadinotta. Ho una cosa da chiederti, contadinotta. Hai mai visto la pioggia? Qui nella giungla di Firone ci possiamo godere sia il sole che la pioggia, ok? Negli ultimi tempi però ho notato una cosa. Comincia a piovere quando una certa creatura emette il suo verso. Ne sono sicurissimo e devo assolutamente vederla. Ok. Saltiamo, tanto ci interessa relativamente poco. Anche perché credo che l'unica cosa da fare sia tipo questa. Esatto, facciamola. Lo so che le secondarie in genere avevo detto che le avrei fatte in live. Non vedo perché no. Ok, sta piovendo, grazie. Prego.
Sì, il gocciolino può cambiare. Può chiamare la pioggia. Può far piovere, insomma. Bene. Allora, più che altro con chi dobbiamo parlare, cosa dobbiamo fare? Quello è il discorso. Quindi torniamo di nuovo nella giungla. Io penso che qualcosa qua ci debba essere. Qualche indizio. Cosa mangi? Lo snack più in voga del momento, lo zucchero filato. Non riesco a smettere. Meno male che c'è il ragno gigante che ci permette di averne a volontà. Dov'è? È un ragno gigante, beh, in realtà l'abbiamo già scoperto. È un ragno gigante che è comparso assieme a tutta quella roba scura frastagliata. È lui a lasciare in giro il delizioso materiale che usiamo per fare lo zucchero filato. Ok, cioè tipo dovrei andare a prendere questo zucchero e darlo a qualcuno per... Non so. Ottenere la tessera? Butter. Bene. Qui cosa ci dice? Chiosco dei frullati del cespuglio a fare. Siete quasi arrivati, ancora 3 secondi. Ebbene. Allora, sto guardando un attimo la mappa perché devo capire un attimo cosa fare, dove andare. Ha parlato di squarci, quindi non lo so se dobbiamo chiudere davvero effettivamente quelli piccoli. Però, boh, strano. Ci hanno lasciato in balia così. Di questa giungla, lo so, sono mostre da... da memorizzare. Adesso lo farò. Ah, però. Ti piace mangiare? Mangia questo. Pollo. Ah, ecco. Un po' indigesto, che ne dici? Decubaba livello 2. Piante mostruose che inghiottano i nemici con le loro grandi fauci. Le loro teste resistono ai colpi avversari. Bella lì. Ok, mangio i nemici. Immagino ci sarà comunque una sorta di limite, no? Mangia, mangia. Mangia il nemico. Preso fuoco, non si sa come, ma comunque va bene. Mi dispiace, non siete efficaci. E memorizziamo anche questo. Melmo Spettro. Quando sono acquattati sul terreno, questi viscidi mostri non possono venire colpiti. Sì. Vorrei parlare... Ah beh, forse non posso perché ci sono i mostri e quindi è terrorizzato. No, neanche. Allora. Qui? Entriamo? Andiamo a vedere se succede qualcosa? Oh! Brutto. Non ho capito. Per il momento andiamo avanti. No, ho sbagliato. Questa entrare e uscire è un po' troppo sensibile per i miei gusti. Cioè, basta davvero avvicinarsi di poco e inizia. Lo spostare o non lo posso spostare? Ok. Bene. L'Armos. Questi mostri sono statue semoventi. Si spostano avanti e indietro senza voltarsi mai. Ma non penso siano diverse queste, giusto? Yep.
mi sembrano tutte uguali. Va bene, non so, non c'era nient'altro? Ci posso stare. Ci posso stare. Per un mostro va più che bene. Una zona esclusiva solo per quella statua. Allora, qui intanto avevo visto questo, eh. Tic. Leviamolo. Stiamo facendo un po' a caso, ma è così. Ah, ma perché mi hai tirato fuori dal terreno? Se vuoi puoi cogliere questa opportunità. La testa di iscrizione, ecco, magari. Ah, la testa di iscrizione per il club dolciotto. Si dà il caso che ne abbia una. Ma non te la do, nemmeno se mi implori. Se proprio ne vuoi una, dovresti fare un favore a qualcuno che ne ha bisogno, così poi puoi chiedergliela in cambio. Così funziona. Se vuoi puoi cogliere questa opportunità, ciao. Sì, dobbiamo fare un favore a qualcuno, che è esattamente quello che ho detto prima. Probabilmente non ho ancora beccato quello giusto. Sono un po' troppi qui i nemici però, eh. State esagerando. Tolgono anche parecchio. Dai, pianta, mangia qualcosa. Non hai fame? Vabbè, ok, non è un one shot. Crowley da richiamo. Mostri volanti che mentre sorvolano la preda richiamano gli altri mostri in zona affinché la attacchino per conto loro. Ok. Ok. Dobbiamo fare i favori, i favori, i favori. Cioè, strano che lì al Borgo Deku non ci sia nessuno che ci chiede un favore. O dovevo parlare con più persone ancora, però. È comunque strano. Ritorno qui perché. Cioè, un favore l'ho chiesto a lui. O meglio, l'ho chiesto a lui, l'ho fatto a lui. Però quella era una missione, quindi non c'entra nulla. Allora, vediamo. Limite di iscritti. Se vuoi entrare a far parte, devi chiedere a qualcuno che ti ceda la sua tessera. Sì. A chi l'hai data? A un tizio vicino alla roba scura frastagliata presso le rovine orientali. Presso le rovine orientali. Ah, comunque la missione si è aggiornata. Abbiamo già esplorato un po' qui, ma non tutto, direi. Andiamo a vedere. Tanto comunque devo esplorare la zona. E non è che posso. Cioè, non è che voglio. No? Levarmi il piacere dell'esplorazione. Qui. Una prigione dove richiudiamo quelli che combinano guai. Non posso entrarci. Ok, per il momento. Sto cercando di capire se queste le possiamo considerare tipo rovine o no. Allora. Oh, timbro. Che episodio strano. Mi aspettavo di trovare un più, come dire, più ordine. Ma è bello, comunque così, cioè, mi piace. Semplicemente non ero preparato. Allora, questi potrebbero essere dei piranha di livello 2, tipo. Piranha, insomma, il loro nome, poi. Voilà. Ah no, piranha proprio. Ok, non pensavo fosse il livello 2 di questo piranha delle sabbie, però è in effetti piranha delle sabbie, non è. Questi famelici mostri dotati di lunghe pinne inseguono senza tregua chiunque vedono. Non ti allontanare, cavolo. Perché si allontana? Cioè, un po' va bene, ma non troppo.
Bim. Perfetto. Gopungonia gigante. Questi grandi mostri vegetali vivono nella giungla di Filone e lanciano grosse sfere di polline. Onesto. Dietro la cascata c'è qualcosa di segreto? No. Ci ho provato. Allora. Intanto proseguiamo. Nel frattempo continuiamo con l'esplorazione della mappa. Però prima controlliamo di qua. Il fatto è che c'ero andato, ma non potevo parlare con nessuno. Perché non avevo ancora parlato con quella lì allora. L'osso ha detto di aver ottenuto qui la sua tessera di iscrizione, ma non c'è nessuno. Ma come? Non era qua che avrei potuto trovarne una? Che c'è? Anche tu vuoi entrare a far parte del club dolciotto? Qualcuno mi ha detto che qui si poteva ottenere la tessera di iscrizione, ma non ho trovato nessun altro indizio. Quel Blossu non si sarà mica inventato tutto. Chi è Blossu? Blossu è un mio amico, vive al limite meridionale della giungla di Firone. Mi ha detto che vicino a casa sua è comparsa della strana roba frastagliata. Che razza di fortuna è? Ok. Allora, stando a quanto si dice in giro, un cespuglio d'eco di nome Blossu avrebbe una tessera di iscrizione. Pare che viva nella zona meridionale della giungla di Firone. Vediamo se c'è il segnaposto. In realtà no. Ok, quindi andiamo giù. E poi lo specifica est-ovest. Adesso qui in realtà è chiuso. Andiamo un po' più in qua. Quando ci sono nuovi mostri non posso lasciarli. Però utilizza il fosco un pochettino più veloce. Perfetto. Ok. Tarmantula. Queste tarmantole potenziate vivono nella giungla. Quando caricano non si arrestano nemmeno se colpite. Ah, giusto, mi ero anche dimenticato di questo. Non ricordavo più. Ok. Allora. Diamo uno sguardo veloce di qua, se si può comunque proseguire. No, in giù no. Quindi andiamo sempre ad ovest. Allora. Qui piove, quindi dobbiamo sconfiggere sicuro la rana e accendere questi bracieri, se sono bracieri, non lo so. Ok. C'è solo un problema. Non piove ancora però. Dove vai laggiù? Scendi. Ok. Penso almeno che si possano accendere, però non ne sono così sicuro. Vediamo. Se accendono lì si apre qualcosa per me. Allora. Così non ce la faccio. Mi sembra. Ok. È andata, ho fatto canestro. Però credo sia più semplice procedere tipo così. Ok. Non credo che sarà esatto la zona con il tizio. Pietra di mostro. Qui però c'è anche qualcos'altro, sembra dietro, a meno che non sia scenico. Proviamo a spegnere i fuochi? Direi che a questo punto si può fare. Allora, abbiamo, se non sbaglio, questa che dovrebbe spegnere tutto, in teoria. Esatto. Ancora basta, si è divertita abbastanza. Allora, no, esatto, qui... Al momento è chiuso. Non so, sembra ci possa essere un qualcos'altro, un altro enigma da risolvere, ma...
non mi sovviene nulla. Aspetta, abbiamo la tua controparte che adesso in teoria possiamo utilizzare. L'ho già saltata, vero? Mi sembra... Ah no, 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 l'ho saltata, ok. Shamanix del fuoco, adesso sì, perché ci siamo potenziati. Ok, ma è lassù. Scusa, sono qui. Grazie. Dai. Elettricità contro fuoco. Tra tutte e due mi sa che qui non riusciremo mai a colpirli. Troppo veloce. Ah, dai, dai. Vabbè. Forza. Ok, un colpo almeno. L'ho tirato. Facciamo così. Credo adesso anche di poter potenziare spada o arco. Oh, quanto resistente, cavolo. Ma finisce tutto. Basta, me lo voglio tenere perché se mi dovesse servire, non so, per fare un salto particolare, almeno ce l'ho. Sapete cosa potevo fare? Mandare il mostro, quello che strilla, e poi colpirlo con la spada. Sarebbe stato meglio. Vediamo l'Octorok se riesce in qualche modo a fargli un po' di danno. No, perché rimane sempre in alto sto maledetto. In alto non sparano. Allora manderò i volatili. Devo dire. Però il fatto è che... Esatto, sparisce sempre. Non ci aiuta molto. Vieni. Oh, alleluia. Shamanix elettrico. Questi mostri sfruttano la magia dell'elettricità lanciando attacchi rapidissimi che elettrizzano i bersagli. Non sembra male, in effetti. Non sembra affatto male. Allora. Qui c'è un teleport. Sto avendo difficoltà ad arrivare al dunque. Quindi stiamo più che altro esplorando. Beh, se non altro esplorare ci servirà poi per anche muoverci più velocemente, banalmente con i teleport, per l'appunto. Qui mi sa che abbiamo trovato qualcuno. Sarà lui? Che delizia, lo zucchero filato qui è davvero ottimo. Che ingiustizia, Blossu. Eccolo. Tu vivi così vicino alla roba scura frastagliata. Vorrei scambiarmi di posto con te, altro che... Così puoi mangiare quanto zucchero filato vuoi. Non è giusto, non è giusto. Lo pensavo anch'io all'inizio. Ma ora mi è sparita a mezza casa e mi ritrovo in un bel pasticcio. Però puoi sempre mangiarti tutto lo zucchero filato che vuoi, no? Sì, beh, quello è vero. E allora dovresti essere felice. Hai pure una testa di iscrizione per il club dolciotto. Cosa vuoi di più? Sono così invidioso. Ok, dai, chiuderemo Squalcio, libereremo la sua casa e lui ci darà la testa. Sì, ma sono comunque dei guai. Magari qualcuno potesse aiutarmi. Siamo noi. Guarda che disastro. Ma è nessuno che mi ascolta. Ma nessuno mi ascolta. Insomma, guarda. Che? La testa di iscrizione? Sì, ne ho una, ma ne possiamo parlare più tardi. Ma ne possiamo parlare più tardi? Ok, dopo che avrò richiuso qua lo squash. Grazie, ragnatela. Bene. Allora, allunghiamo un pochettino l'episodio, più del previsto, ma... Beh, almeno questo squash qui lo chiudiamo, anche perché non credo che poi sarà l'ultimo. Ha detto che prima dobbiamo chiudere un po' di squash. Beh, in effetti non lo so. Se lui ci darà subito la sua tessera, allora magari sì. Magari potremmo già andare al grande squarcio. Non ho idea. 5 punti diversi. Ok. Intanto chiudiamo lo squarcio, poi ci penseremo a tutto il resto. Perfetto. Mm.
Bracieri da spegnere? Non credo. Qui là. Il Lizard Foscomine. Secondo me... cioè, rievocarlo di continuo. Così attacca subito appena così fa. Facciamo così, se no ci mette 3 anni a bruciare tutto. E qui il primo. Direi di salire. Allora, qui proviamo con il fuoco. Vediamo con lo Shamanix. Dovrebbe essere abbastanza efficace, se riesce a colpirlo, chiaro. Ce la farà? Prima di schiattare, no. La risposta è no. Ok. Mi piacciono questi Shamanix. Che ne dite? Ottimi alleati! Allora, lì ce n'è uno. Boom. Ok, perfetto. Ci ricarichiamo anche un pochettino l'energia. E tipo prima l'avevamo usata tutta. Stai lontano, scusa. Sfrutta il tuo raggio, visto che lui non può avvicinarsi. Allora, andiamo prima di qua. Dunque, come spegniamo? Forse così dovrebbe andare bene. Sì. Ne evochiamone uno un po' più veloce perché... forte lo Shamanix, ma ci mette un po' a caricare. Il colpo. Ho detto, non metto, dai, i lettini, tanto sono salti facili, per l'appunto. Non è il tempo di salire, almeno. Ho questo qui. Giù. Ci siamo quasi, eh. Pensa di farmi paura. Ah. Ok. Allora, l'abbiamo già visto. Ops, così. L'ho fatto di proposito, eh. Sapevo che sarei caduto, ma spero che riesca a fare un attacco, ma non credo.
Non credo ci riuscirà. L'ha spinto sempre più a sinistra, ma comunque è in grado di colpirlo. Che sfortuna che so. Mamma mia, è una roba allucinante. Va bene. Allora, visto che rompi le scatole, beccati questo. Mangiati questo. Cagliere. Ci vuole sempre un piano B. Ok, e ce l'abbiamo. Ah, per cui adesso 3 in realtà salirà. Perché mi mancava pochissimo per il livello 7. Oh. E chiudiamo lo squarcio, dai. Yes. Sconto, immagino. Sconto su qualcosa. Bene, Titanus, lo sfrutto parecchio, quindi ci sta. Quanti ne abbiamo? 29. Il potenziamento costa 20. Forse quello per la bomba che abbiamo preso, sbloccato l'altra volta, immagino meno. Costerà 10 il primo? O sempre 20? Non è detto, però. Per esempio l'arco costa già 20 di base. Quindi non lo so. Ma che è successo? La roba scura frastagliata è sparita. Oh no, adesso niente più dolci in ragnatele. Sei stata tu a farla sparire per aiutarmi? Ora casa mia è di nuovo normale, che sollievo. Come? Sei stata tu a far sparire la roba scura frastagliata? Ma come? Come ti sei permessa? Adesso non potremo più gustarci le prelibate e ragnatele. Andate a prendere un'altra parte. A me piacevano un sacco. È vero, sei stata proprio cattiva. C'è solo una cosa da fare con una persona capace di una malefatta simile. Metterla in galera. Addirittura. Cioè, abbiamo aiutato... Bene. Hai avuto una bella faccia tosta a far sparire quella roba scura frastagliata senza chiedere niente a nessuno. Un fatto così grave va punito con la prigione fino ad avvenuto pentimento. Questo dice la legge di noi cespugli Deku. Così avrai un bel po' di tempo per ripensare a quello che hai fatto. Ah. Dimenticavo una cosa molto importante. Ho confiscato tutti i tuoi effetti personali, ma non posso lasciarti senza nulla, quindi... Ecco, puoi tenere questo. Il bastone. Ah. Ti ho dato uno stecco, è piuttosto appiccicoso. Ok. Per scassinare la porta, vero? E il tuo stecco è della dimensione giusta per avvolgerci lo zucchero filato. Sì. Zucchero filato, ma che c'entra? Vabbè, io muoio di fame e non ho tempo per stare qui a chiacchierare. Ah, lo zucchero filato mi chiama. Mi sa che sono tipo stati confusi da questa sostanza. Che non sono veramente loro in sé. Allora, io direi che ci possiamo fermare. Ci fermiamo in prigione, letteralmente. Quindi, prossimo episodio, proveremo ad uscire. E vedremo anche dove ci porterà, se riusciremo ad arrivare allo squarcio grande. Alla prossima!